Rendiamo grazie al Padre perché è buono. Ha creato il mondo con sapienza. In eterno misericordia Deus. Conduce il suo popolo nella storia. In eterno misericordia. Perdona e accoglie i suoi figli. In eterno misericordia Deus. Misericordia sicut Pater, misericordia sicut Pater. Misericordia Pace e bene, buonasera a tutti voi qui presenti e anche a quanti ci seguono da casa. Un saluto che rivolgo anche al nome del nostro pastore, l'arcivescovo Padre Franco, che è qui presente in mezzo a noi. Siamo giunti al quarto appuntamento con le catechesi al popolo, programmate per questo tempo forte della Quaresima. Stiamo riflettendo sul processo sinodale che impegna in modo particolare la Chiesa universale in questi anni. E questa sera, come anticipato da Fra Pasquale al termine della celebrazione delle 18, ecco, sarà Sua Eccellenza Monsignor Nunzio Galantino, presidente dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, a guidarci nella riflessione. La sinodalità, espressione dell'ecclesiologia di comunione, tema evidenziato in modo particolare nel documento La sinodalità nella Chiesa, nella vita e nella missione della Chiesa, ai numeri 2 e 3. Grazie, Don Nunzio, per la tua presenza, grazie per quello che ci dirai e anche per la presidenza eucaristica di domani alle ore 11:30. Come sempre, ecco, dimostri la tua vicinanza e il tuo affetto verso di noi frati e ci fa piacere ogni volta, ecco, accoglierti in questo luogo molto caro anche a te. Quindi ancora il nostro grazie, la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza. Come sempre, cari fratelli e sorelle, vogliamo prepararci a questo momento di ascolto, osservando alcuni istanti di silenzio e poi, ecco, disponiamoci a vivere davvero con le giuste disposizioni del cuore e della mente ad accogliere la parola di Dio e la riflessione di Don Nunzio. Grazie e buona serata.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Vai a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a lui. Parola del Signore. Buonasera, buonasera a voi, a tutti quanti, a Padre Franco, a quante e a quanti ci stanno seguendo anche attraverso la televisione. E così io mi aiuterò un pochino anche con qualche slide, in modo tale che sapete di che morte dovete morire seguendo le cose che scrivo. Frattanto, vedete già qui il titolo, è stato già anticipato da Padre Francesco prima, il titolo che mi è stato affidato è «La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa», che è anche il titolo di un documento, della Commissione Teologica Internazionale. Non lo dico per farvi prendere paura, è uno dei tanti organismi che stanno nella nostra Chiesa, che ci aiutano a riflettere, che ci aiutano anche ad essere un po' più consapevoli della nostra fede. E oltre al titolo, ecco, quelli che hanno organizzato un po' questo nostro incontro l'hanno collocato all'interno di una cornice costituita innanzitutto da quella espressione con la quale abbiamo sentito si è concluso l'Evangelo, che poi il Vangelo che ascolteremo anche domani, del cieconato: «Credo, Signore». E la cornice è costituita anche da un passaggio di questo documento, la sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa,
documento, cioè questo passaggio, ci dice sostanzialmente, centra sostanzialmente la sua attenzione proprio su questa parola, la parola sinodo, dice qui il documento, una parola antica, veneranda della tradizione della Chiesa. Ed è bello che dica questo fatto, indica il cammino che insieme è chiamato a fare il popolo di Dio. E ci sono due osservazioni. Dice innanzitutto, questo cammino non è un cammino senza meta, senza indicazioni, non è un cammino, ma è un cammino che evidentemente ha come punto di riferimento Cristo, via, verità e vita. Poi c'è l'altra osservazione che meriterebbe tanta attenzione, cioè qui viene ricordato nel documento anche che i primi cristiani di fatti venivano chiamati quelli della via, a indicare proprio questa dimensione anche dinamica. Quindi da una parte c'è la professione di fede del cieco nato, e quella professione di fede è quella fede alla quale siamo chiamati un po' tutti quanti a tendere. Io spero che dopo che ascolterete me potrete ancora continuare a dire credo Signore, spero questo. E l'altro documento ci parla di questa parola sinodo. Sapete, chi bazzica nella Chiesa di questi tempi questa parola sinodo, sinodalità, sinodale, sono parole molto molto presenti, tanto presenti che a mio parere corrono anche un po' il rischio di essere ridotte degli slogan, e come tutti gli slogan deresponsabilizzanti. Di fatto queste due parole rischiano, ripeto, anche di essere male interpretate. Diciamo subito cosa non è il sinodo. Sarebbe una falsificazione della sinodalità se la si riducesse intanto a una moltiplicazione, questo lo dirò ancora, di incontri, di convegni, perché siamo specialisti noi in questo, no? Qualcuno dice che la Chiesa cammina stando seduta attraverso le nostre riunioni, i nostri convegni, però ecco, questa esperienza, perché si tratta di un'esperienza, che il sinodo e la sinodalità rischiano una falsificazione, rischiano cioè di essere ridotti un po' a una specie di organizzazione, a un qualcosa che deve aiutarci ad organizzarci un po' meglio, no? A consigliarci l'un l'altro per fare meglio le nostre cose, per poter realizzare, dico qui, nel modo più efficace la pastorale, la missione che poi noi stessi abbiamo deciso di fare, cioè mettersi a fare sta roba. Evidentemente non è questo il significato del sinodo. Qualcuno si può impressionare che in questa slide ho scelto questa casa diroccata, è una casa dell'ente di riforma questa, e sta scritto fabbricato pericolante. Qualcuno qualche volta, cioè guardando un po' a qualcosa, un po' a certi eventi che riguardano la Chiesa, può avere l'impressione di trovarsi di fronte, possiamo avere l'impressione di trovarsi di fronte a un fabbricato pericolante. E qualche volta pensiamo di risolvere i problemi mettendo un po' di pezze, aggiustando un po' una cosa, un po' l'altra, verniciando una cosa, inventandoci qualche parola simpatica, no? Questa roba qua. Il Papa dice, attenti, ma non è proprio il Papa, tutto l'aveva già detto in maniera molto chiara,
uno dei documenti principali, fondamentali del Concilio Ecumenico Vaticano II, Lumen Gentium, il numero 8, invitava proprio a guardare alla Chiesa come una realtà complessa, sicché quando noi parliamo di sinodalità non parliamo di cose da fare, ma di atteggiamenti da avere, ma atteggiamenti che devono riguardare tutti e tutto, le varie dimensioni della nostra vita, della nostra realtà. Quindi è un atteggiamento, si parla oggi anche di sinodalità integrale, che significa proprio questo, cioè attendi l'atteggiamento sinodale deve riguardare, quello che diremo dopo, deve riguardare lo stile di vita della Chiesa, delle singole realtà con le quali noi abbiamo a che fare. E secondo il Papa la sinodalità va declinata sul ritmo di tre parole. È lui stesso che ce le spiega queste tre parole. La prima parola è la parola comunione. Il Papa dice attenzione, perché la comunione non si esprime con maggioranze e minoranze, ma nasce essenzialmente dal rapporto con Cristo, rimettere Cristo al centro. Guardate, io quando sento dire i preti sono pochi, i frati sono pochi, io non ci credo. Cioè sono pochi rispetto alle fissazioni nostre, è poca la fede, è poca secondo me l'intensità con la quale noi diamo spazio a Cristo nei nostri progetti. E questo è il fatto serio, e questo è il fatto serio. Per cui quando si parla di comunione dobbiamo capire che senza un recupero della centralità di Cristo, ma non come slogan, ma come fatto nella mia vita personale, nella nostra vita personale, e quindi riflesso nella vita della Chiesa, quindi nella vita della Chiesa, senza di questo, lo dice pure il Papa, rischiamo di essere soltanto, a proposito di comunione, degli estranei tra di noi, che collaborano, dei concorrenti che cercano di posizionarsi meglio, o peggio ancora lì dove si cercano dei rapporti, essi sembrano prendere più la piega della complicità per interessi personali, dimenticando la causa comune che ci tiene insieme. Cioè, attenzione perché la sinodalità si nutre di comunione, attenzione però a che cos'è sta comunione, perché questa è un'altra parola che noi usiamo un po' come una specie di colluttorio per farci i gargarismi, no? Poi quando abbiamo finito la buttiamo fuori, se qualcuno poi il sozzone se lo ingoia, ma normalmente si butta fuori il colluttorio. Attenzione perché certe parole hanno questo effetto. Allora il Papa ci richiama subito, attenzione perché la comunione non è soltanto lo stare insieme. Si può stare insieme, ci si può mettere insieme senza conoscersi, si può stare insieme senza amarsi e morire senza piangersi. Quella evidentemente non è comunione. L'altra parola, secondo il Papa deve dare il ritmo alla sinodalità, è la parola missione. Anche questa, un'altra parola della quale spesso noi ci riempiamo la bocca, dimenticando che la missione è prima di tutto, io direi, una specie di antidoto al ripiegamento su noi stessi. Ma non solo come singoli, ma anche come Chiesa. C'è una Chiesa, l'ha detto tante volte il Papa, ma spero sia un po' convinzione di tutti, una Chiesa preoccupata di sé, dei numeri, dell'immagine, evidentemente è una Chiesa che non ama la missione. Non ama la missione, perché la missione ci fa uscire da noi stessi. E la missione, dice il Papa, ha detto il Papa parlandone in apertura proprio del Sinodo, la missione sempre comporta passione, non nel senso di sofferenza, ma di entusiasmo. Non c'è missione se non c'è passione. Passione, dice il Papa, soprattutto per i poveri,
per chi ha fame, ma attenti non solo di pane, chi ha fame di senso, perché oggi è una delle fami alle quali noi purtroppo non diamo sempre attenzione, non riusciamo a dare sempre ascolto. E poi l'altra parola che deve ritmare l'atteggiamento sinodale è la parola partecipazione, che evidentemente significa voglia di sentirsi responsabili e corresponsabili. Quindi ecco una sinodalità che passa attraverso queste realtà. Ecco, questa era la premessa che volevo fare. Ora, quali sono le domande alle quali io cercherò di rispondere a voi? Innanzitutto, cosa comporta fare della sinodalità lo stile della Chiesa? Come dare forma concreta alla sinodalità? Cioè, per evitare che diventi, come dicevo prima, una sorta di colluttorio o di cosa che dobbiamo fare, tutti dobbiamo fare, tutti dobbiamo scrivere le carte e allora facciamo sta roba. L'altra domanda: quali dimensioni bisogna coltivare perché ci sia una vera esperienza sinodale e quali passi siamo chiamati tutti quanti a fare? È evidente che avviarsi sul cammino della sinodalità comporta innanzitutto accogliere la sfida di mettersi in un atteggiamento che è l'atteggiamento della conversione. Una conversione che è vera, può essere vera, soltanto quando c'è consapevolezza. Di cosa? Io qui, per non compromettere la mia credibilità davanti a Padre Franco, cito cosa significa avere consapevolezza oggi per noi uomini e donne di Chiesa, uomini e donne fedeli, e prendo le parole di un teologo francese, Yves Congar, il quale dice, secondo me esistono poche espressioni realistiche, poi di un uomo che amava veramente la Chiesa, il quale dice senza mezzi termini, implicita, leggo le parole, è inconfessata o addirittura inconscia, è l'idea che la Chiesa è fatta dal clero e che i fedeli ne sono solamente i beneficiari o la clientela. Questa orribile concezione, la chiamo orribile concezione, la più diffusa, questa orribile concezione si è impressa in così tante strutture e abitudini da sembrare scontata e impossibile da cambiare. È tradimento della verità. C'è ancora molto da fare per declericalizzare la nostra concezione della Chiesa, senza ovviamente attentare alla struttura gerarchica, e per riportare i chierici nella verità totale della loro posizione di membri servi. Per fare tutto questo, dice lui, attenzione, perché c'è ancora davvero tanta strada da fare. E qual è questa strada che sta da fare? È una strada che richiede delle attitudini spirituali, delle attitudini interiori. Vedete un po' che sto riprendendo quando dicevo prima, attenzione, perché avere attitudini spirituali non significa necessariamente fare subito delle cose, non significa subito mettere insieme un po' di idee. Attitudini spirituali si coltivano nella interiorità, che non significa intimismo. La prima di questa attitudine spirituali è la cura e la educazione a una spiritualità del noi ecclesiale. Detta in maniera semplice, detta in maniera immediata, la sinodalità è possibile soltanto o consiste nel passare dall'io al noi. La sinodalità è profondamente
profondamente connessa a una ecclesiologia, dicono quelle parole difficili, del popolo di Dio, cioè radicata soprattutto nella convinzione che quello che i laici vengono chiamati a fare non è una concezione, non è una concezione dei preti e dei frati, non lo è. Appartiene loro nativamente perché battezzati. Quante volte ce le stiamo dicendo tutti quanti queste cose? Quindi è una dignità di tutti i battezzati, perché tutti pervasi dallo Spirito Santo, tutti chiamati ad essere discepoli e missionari. Questo permette, questo atteggiamento, solo questo atteggiamento può permettere di prendere in considerazione la diversità dei carismi, delle capacità, delle disponibilità. Solo questo, solo se si passa da una spiritualità dell'io, chiamiamola spiritualità, ma fissazione dell'io, a una spiritualità del noi. Cioè se la coltiviamo dentro di noi, allora io quando guardo il fratello o la sorella non vedo subito quello che la distingue da me, possibilmente per metterla da parte, ma la guardo, lo guardo come uno che viene a completare quello che io sono e io a completare quello che lui è. Di qui comincia un po' questo atteggiamento che possiamo chiamare di cura ed educazione di una spiritualità del noi ecclesiale. Comincia da questo atteggiamento, che è un atteggiamento così di comportamento, di modi di sentire dentro di noi. Se questo non ci sta, ma di che sinodalità dobbiamo parlare, scusate? Cioè se c'è sta ancora chi dice il parroco sono io, no? Siamo alla fine, o meglio non abbiamo manco cominciato, perché non c'è questa disponibilità interiore, questa cura del noi ecclesiale. Ecco, coltivare la spiritualità del noi ecclesiale consentirà di vedere, di vivere la Chiesa in una prospettiva dinamica, cioè in cammino, una Chiesa inclusiva e non competitiva. Quante volte anche le nostre parrocchie somigliano a aziende in competizione. Tante volte quando ci incontriamo nei preti, tu cosa fai, tu cosa non fai? Si inventano le cose, no? Si inventano certe cose. Io non posso fare gli esempi qui, perché io non sono vescovo diocesano e poi sta qualcuno qui che subito capisce poi di cosa parlo, ed è meglio che rimaniamo così. Però è importante sentire questo, no? È importante sentire questo. Tutto questo, cioè il superamento di questo atteggiamento non può esistere, di atteggiamenti negativi, di chiusura, di concorrenza, di competitività, non può esistere senza la disponibilità all'ascolto dello Spirito Santo che soffia in ognuno e nel gruppo che cammina insieme. Ma grazie a questo stile di sinodalità, l'esperienza della sinodalità è infatti prima di tutto una esperienza, il Papa lo sta dicendo sempre, è un'esperienza dello Spirito, dobbiamo invocarla, non ce la diamo da soli, non ce la diamo perché scomoda, non ce la diamo da soli perché scomoda, scomoda. Quindi invocarla. Ecco, la cura e l'educazione della spiritualità del noi ecclesiale, l'ascolto dello Spirito, quindi seconda attitudine spirituale, la seconda, sono vive ed autentiche soltanto quando mettono in moto una vera conversione pastorale. E qui lasciate un po' che dica qualche cosa. La conversione pastorale è il superamento di quella visione clericocentrica di cui parlava Yves Congar, di cui vi ho letto un po'
quel passaggio e riguarda i preti e i laici, tutti e due. Permettete che faccia qualche osservazione su questo. Intanto riguarda i laici. Non lo so se è il mio sguardo, però io penso che non sfugga a nessuno che il laicato vive oggi una delle sue stagioni più difficili, dal Concilio ad oggi. E vi dico perché, almeno questa è la mia convinzione. Può sembrare strana questa affermazione perché nelle comunità cristiane si vede ancora una presenza non insignificante di laici, soprattutto di laiche. E chi sono queste persone? Chi sono? Sono quelli che sono rimasti dopo l'esodo di coloro che non se la sentivano, non se lo sono sentita di vivere in un clima di eterni scolaretti, costretti a rinunciare al loro pensiero sulla vita perché divergente da quello ammesso o perché problematico e interrogativo. Molti se ne sono andati per questo, perché hanno capito di non poter pensare o non poter pensare fino in fondo. Ancora, chi è rimasto nella Chiesa? Sono rimasti quelli che nei quali l'amore per la Chiesa sfida ogni conflitto, oppure sono quelli che si accontentano, che hanno scarsa consapevolezza dell'attuale rapporto della Chiesa con se stessa e con il mondo, e che contribuiscono ad alimentare il neoclericalismo delle comunità cristiane di oggi. Non ci stimolano, non ci pungolano, stanno là tranquilli. Ancora, quelli che sono rimasti ma non hanno impegni e responsabilità pastorali, per la comunità questi sono invisibili, sono irrilevanti. Non ci riferiamo a quella esigua minoranza impegnata nelle attività pastorali, ma a coloro che, esterni per varie ragioni a tali attività, vivono con convinzione la loro fede, amano la Chiesa e vorrebbero sentire che di essa sono parte viva e apprezzata, anche se non fanno i catechisti, anche se non fanno gli operatori pastorali. Ne abbiamo tante di questa gente che ci sta e che sembra che non esista per noi. La conversione richiesta oggi ai laici nella prospettiva di una Chiesa sinodale è quella di riscoprire e vivere il senso della corresponsabilità, che si nutre di amore per la comunità, di passione per la comunità. O vi accorgete subito se un prete, un vescovo, un laico impegnato ha passione per la sua fede, ha passione per la realtà nella quale sta inserito, ha passione, tra virgolette, per il suo lavoro. Ve ne accorgete subito. Ce ne accorgiamo subito oggi, grazie a Dio, ce ne accorgiamo subito. Poi c'è anche la conversione, deve riguardare anche coloro i quali nella Chiesa svolgono il ministero della guida, dell'autorità. La sinodalità richiede anche a noi presbiteri di porci in un atteggiamento di conversione. Credo che il ritratto dei preti di oggi si riconosce facilmente in quelle tentazioni degli operatori pastorali che si leggono in Evangelii Gaudium. Non c'è solo quello. Io queste le dico, ma ho fatto esperienze molto belle di incontro con sacerdoti, con religiosi, religiose, splendidi. Però dobbiamo sapere che c'è anche dell'altro. E su questo dobbiamo cercare di lavorare, da questo dobbiamo cercare di sentirci stimolati. Il Papa nell'Evangelii Gaudium parla di persone che spesso oberate di cose da fare, sfinite dal doversi prendere a cuore mille cose, ancor più frustrati dal rendersi conto che i loro sforzi sono destinati alla inutilità. Perché? Perché sono dentro un quadro pastorale e culturale superato da tempo.
Non c'è peggiore frustrazione che rendersi conto che ci si sta dando da fare per una causa inattuale, non vera, ma inattuale. Molti preti, sfiniti dalle fatiche della pastorale centrata sull'organizzazione, vivono il loro ministero con una mentalità monarchica. Purtroppo, sono il perno della comunità, non perché la sanno tenere insieme nelle sue fatiche, ma perché tutto deve passare da loro, con le conseguenze che si possono immaginare. Sono quei padri di famiglia che pensano che i figli non sappiano fare bene le cose come le sanno fare loro e che quindi è bene che aspettino a prendersi delle responsabilità. Devono imparare, e imparare significa fare tutto con il loro consenso e secondo le loro indicazioni. Finché noi faremo in questa maniera, la sinodalità resta un colluttorio. Resta questo. Così tutto si svolge nella ripetizione di ciò che si è sempre fatto, senza novità e senza progresso, senza anche la capacità di osare, la capacità di osare, no? Che è quello che è di più bello oggi. I laici, soprattutto i giovani, apprezzano la capacità di osare, il coraggio di non essere ripetitivi, E poi, ecco, dopo questa conversione pastorale, ecco, se io dovessi far sintesi, direi che la conversione spirituale e pastorale, io insisto, conversione spirituale, se non parti dalla interiorità, la sinodalità non esisterà mai. Ecco, penso che la conversione spirituale e pastorale a cui la sinodalità richiama si esplicita attraverso la cura di alcune attitudini che a me piace chiamare una sorta di grammatica della sinodalità. Io qui ne ho elencate tante, mi pare che sono 12, 13, ma non vi parlo di tutte queste cose qua, non vi preoccupate, non sono così sadico, anche se vengo da Roma, se sto nel Vaticano, non mi sono rovinato proprio fino a questo punto. Sono tante, ecco, qual è questa grammatica della sinodalità, da dove parte? L'ascolto, il dialogo, l'empatia, la condivisione, la libertà interiore straordinaria, la libertà di parola, l'umiltà, la ricerca della verità, la fede, la fiducia in Dio. Voglio fermarmi soltanto su due, sulle prime due realtà. L'ascolto. Papa Francesco ha parlato, addirittura ha un po' messo fuori questa definizione. La Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, aggiungendo che si tratta di un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare, popolo fedele, collegio episcopale, vescovo di Roma, l'uno in ascolto degli altri e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo Spirito di verità, per conoscere ciò che Egli dice alle chiese. Ecco, questo ascolto reciproco, rovesciando l'ordine dei protagonisti, conduce a una figura del magistero che il cardinale Casper chiama il magistero ascoltante. Noi siamo abituati al magistero che insegna, no? Magistero docente. Parlare di magistero ascoltante è un poco stonato, ma il sinodo è questo che chiede. Ma all'ascolto ci si educa, perché spesso dell'ascolto se ne fa un uso ideologico, riconoscendolo solo a chi condivide le nostre idee, mentre un vero ascolto significa ascolto di tutti, senza esclusione. È doloroso, ma è questo che bisogna,
Qui io penso che l'originalità della Chiesa nella sua missione sta in questo, perché l'ascolto selezionato lo sanno fare tutti, lo sanno fare tutti, e per mascherarlo si fanno le correnti. Da lì non si può parlare di correnti perché prendiamo tutti il raffreddore, però alla fine è così. Ecco l'ascolto non selezionato, che è una vera croce, ma è da dove nasce veramente qualcosa di nuovo, fa soffrire, ma di lì nasce qualcosa di nuovo. Ascolto anche di coloro che sembra non abbiano molto da offrire. Ma questo chi lo può fare? Chi ha accettato quello che dicevo prima, cioè questa capacità di non selezionare, questa capacità di accogliere la diversità che sta intorno a me. Perché non abbiamo delle storie tutte quante uguali. Ognuno di noi si è formato in una certa maniera, ha incontrato certe persone, ha vissuto certe esperienze, ha vissuto certe emozioni che chi sta seduto a fianco a me non le ha vissute. Io non posso pretendere dall'altro che abbia le mie stesse, i miei stessi ritmi. Questo soprattutto nelle nostre comunità noi lo sperimentiamo, no? Ci secchiamo se il confratello, la confratella, la consorella, sotto, queste cose, non fa le cose. Ma come? Questa cosa è così importante e quella o quella non lo capisce. Ma come si fa? Ma guardi che quello o quella probabilmente non ha avuto la tua fortuna di leggere certe cose, di incontrare certe persone, di fare quell'esperienza di preghiera. Ecco, però questo non è facile farlo. Non è facile farlo. L'ascolto, se realizzato con onestà e limpidezza, è il primo modo di mettersi alla pari, di non presumere di sé, di non prevaricare, anche se il ruolo lo permetterebbe, di riconoscere l'altro come portatore di verità, di farsi discepoli dei propri interlocutori. Discepoli dei propri interlocutori. Sappiamo quanto è difficile. D'altra parte, la televisione ci dà un esempio spettacolare, no? Di negazione di tutto quello dell'ascolto. La migliore delle ipotesi, che conduce talk show, dice adesso abbasso il volume, non so, tolgo il microfono a tutti quanti, perché cioè, ormai mentre si sta parlando con l'altro, senza sentire stiamo già preparando la risposta, non si capisce a che cosa, cioè stiamo diventando ridicoli nei nostri stili, e questo è grave quando avviene tra di noi. Ma di quale sinodalità parliamo se c'è questo? Per cui vedete un po' come la vera sinodalità parte da questa dimensione interiore, ma anche dalla capacità di acquisire uno stile umano, perché di stile umano, cioè l'ascolto dell'altro è una questione di rispetto. Non ci vuole nessuna Madonna, nessun Sant'Antonio, nessun Gesù Cristo per dire che l'altro va ascoltato. Però è faticoso, è difficile. La sinodalità, se non c'è questo, non può esistere. Perdiamo tempo. In Fratelli Tutti il Papa, quando parla di questo, insiste proprio, anche con immagini belle, immagini colorite, che sembrano proprio invitare alla faticosa bellezza dell'ascolto, l'unico percorso che ci permette di fare qualche cosa di buono. Sto per finire, Padre Francesco, non ti agitare. No, sto per finire. Sì, l'altro tema che vi dicevo, l'altro passaggio di questa grammatica della sinodalità è quella del dialogo. Il Papa nell'enciclica Fratelli Tutti, quando parla di dialogo, dice è avvicinarsi, è esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi. Cioè, vedete un po' come tornano tutte queste cose. Provare a comprendersi, cercare punti di contatto. Tutto questo si assume nel verbo dialogare. E il Papa nel convegno ecclesiale di Firenze disse una cosa bellissima su questo argomento. Vi raccomando, anche in maniera speciale, la capacità del dialogo e di incontro. Dialogare, l'ho scritto anche qui, non è negoziare,
negoziare e cercare di ricavare la propria fetta dalla torta comune. Non è questo che intendo, ma è cercare il bene per tutti, discutere insieme, oserei dire arrabbiarsi insieme, pensare alle soluzioni migliori per tutti. Che bello questo, no? Pensare alle soluzioni migliori per tutti. Anche questo è molto faticoso soprattutto per chi è chiamato ad esercitare anche l'autorità in una comunità, in una chiesa. È difficile, difficile riuscire a sopportare, diciamolo chiaramente, il ritardo, la pesantezza. No, è difficile tutto questo, Però facciamoci una ragione. Se rinunziamo a questo, noi non vivremo mai un'esperienza seria di sinodalità. E chiudo, affido la conclusione a delle parole che il Papa ha detto all'Azione Cattolica il 30 aprile del 2021, perché mi sembrano illuminanti, anche riassuntive di quanto vi ho detto stasera. Ripeto, sperando che possiate dire anche voi, ognuno a modo suo, come il cieco nato, nonostante le cose che ha detto quello, credo. Perché voi sapete perché nella liturgia il credo è stato messo dopo la predica. Lo sapete, no? Perché si dice, beh, nonostante quello che ho sentito, credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Dicono, i malpensanti dicono questo. E invece, ecco, voglio chiudere proprio con questa espressione del Papa all'Azione Cattolica ad aprile del 21. Quello sinodale non è tanto un piano da programmare e da realizzare, ma anzitutto uno stile da incarnare. E dobbiamo essere precisi quando parliamo di sinodalità, di cammino sinodale, di esperienza sinodale. Non è un Parlamento. La sinodalità non è il Parlamento, la sinodalità non è la sola discussione dei problemi, di diverse cose che ci sono nella società, è oltre. La sinodalità non è cercare una maggioranza, un accordo sopra soluzioni pastorali che dobbiamo fare. Solo questo non è sinodalità, questo è un bel Parlamento cattolico, va bene, ma non è sinodalità. Perché? Perché manca lo spirito, quello che fa che la discussione, il Parlamento, la ricerca delle cose diventino sinodalità è la presenza dello spirito, la preghiera, il silenzio, il discernimento di tutto quello che noi condividiamo. Non può esistere sinodalità senza lo spirito e non esiste lo spirito senza la preghiera. Questo è molto importante. E grazie. Un po' di silenzio l'abbiamo osservato, adesso vogliamo vivere insieme un breve momento di preghiera. Come ogni sabato, prima di lasciarci, vogliamo rivolgere il nostro pensiero alla Vergine Maria e affidare a lei tutto ciò che portiamo nel cuore, soprattutto tutte quelle situazioni
che ci sono state affidate o che portiamo nel cuore con una certa urgenza. E allora insieme ci mettiamo in piedi e rivolgiamoci alla Vergine Maria con il canto della Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la redenzione del genere umano, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Inchinati il capo per la benedizione. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.